Dopo aver studiato nel laboratorio teatrale P. Baldini, Giuseppe, figlio di Agostino Sacca, debutta come attore nel 2003 con le miniserie televisive Un caso di coscienza e Salvo d'Acquisto, a cui, l'anno successivo, fanno seguito, La Omicidi, diretta da Riccardo Milani, e Le Cinque giornate di Milano di Carlo Lizzani. Nel 2005 recita nel film cinematografico Piano 17 di cui è anche produttore. Dal 2006 interpreta il ruolo dell'agente Gargiulo nei film televisivi della serie L'Ispettore. Cogliandro dei Manetti Bros, che è il ruolo per il quale è maggiormente conosciuto presso il grande pubblico. In seguito Soleria ha anche recitato nella serie televisiva Carabinieri 7. 2008, nel film Altro mondo, 2008, e nella miniserie Malaria. 2009, nel 2010 interpreta il personaggio principale, Alessio Rinaldi, nel film Horror Ubaldo Terzani Horror Show, nel film interpreta un giovane regista di 25 anni che riceve l'incarico di scrivere la sceneggiatura del suo primo film insieme ad Ubaldo Terzani. Paolo Sassanelli, affermato scrittore di romanzi horror. Nel 2011 è sul piccolo schermo con la miniserie in sei puntate. Il commissario Nardone, in cui è l'antagonista del commissario Mario Nardone, interpretato da Sergio Assisi, in contemporanea con la vita che corre sempre di Fabrizio Costa dove interpreta Giacomo. Dal 2012 è procuratore e direttore esecutivo della società di produzioni televisive Pepito: produzioni di Agostino Sacca e del ciclo di film per Rai 1, purché finisca bene.